guidare una macchina. Se una persona non è ancora patentata, vuole ovviamente sapere come fare questo. Sappiate che esistono ovviamente le scuole guida dove si può imparare a fare questo, ma per chi non volesse andare a scuola guida e volesse imparare, tra virgolette, da solo come si fa, io spiegherò in questo video di oggi come fare tutto questo. Molto semplice, abbiamo tre pedali in basso che sono il primo partendo da sinistra, chiamata frizione, è il primo pedale a sinistra, frizione, al centro, quindi il secondo è il freno, il terzo è l'acceleratore. Il piede sinistro controlla solamente la frizione. Il piede destro controlla sia il freno che l'acceleratore. Scusatemi, la frizione è fondamentale perché permette di andare a cambiare la marcia di guida. Questo che significa? Significa che nel momento in cui vado a schiacciare la frizione, che ripeto è il primo pedale a sinistra, posso andare a cambiare la marcia. Quindi posso andare a inserirla, aumentarla oppure scalarla, quindi diminuirla. E è uno strumento che io definisco di grande importanza, la frizione, perché concretamente riesce a far sì che un essere umano vada a utilizzare tutte quante le marce, quindi può andare ad aumentare di velocità oppure a diminuire di velocità, a seconda del percorso, o meglio del tratto di strada in cui si va a trovare. Prima cosa da fare quando si entra in macchina, controllare dagli specchietti retrovisori che non ci siano persone strane, o meglio persone che potrebbero arrivare all'improvviso, e poi inserirsi dentro. Allacciare le cinture di sicurezza, schiacciare tutta la frizione fino in fondo. Dopodiché, a marcia inserita, quindi tenendo la prima, rilasciare delicatamente, dolcemente la frizione e dare un po' di gas. Che significa dare un po' di gas? Schiacciare delicatamente, o meglio dolcemente, il pedale dell'accelerazione, l'acceleratore, che è quello che si trova all'estrema destra. Quindi abbiamo frizione, freno, acceleratore. Bene, dopo che io rilascio un pochino la frizione, quindi il pedale a sinistra, vado a schiacciare conseguentemente un po' di acceleratore. In questo modo, in questa maniera, la macchina inizierà a percorrere qualche passo e quindi andrà ad avanzare lentamente nel suo percorso. Così facendo, già ci rendiamo conto che la macchina sta prendendo piano piano metri. Dopo qualche metro, dopo una ventina di metri circa, mettiamo subito in seconda marcia. Quindi schiacciamo tutta la frizione fino in fondo e mettiamo la seconda marcia. Se abbiamo tratti più lunghi, mettiamo la terza e così via. Le marce, molto semplici, le marce è quel comando che sta a destra, quel chiamiamolo affare lungo di forma circolare che sta a destra della guida. Per mettere la prima, molto semplice. La prima si mette in alto a sinistra. La seconda sotto, quindi sotto, basta semplicemente andare sotto con la marcia. La terza è sopra, destra e su, terza. La quarta invece è andare giù dalla terza in cui ci si trova a trovare. Facile, no? Retromarcia invece basta che vado a far salire l'anello e faccio una L così. Disegno una L che venga verso di me, rivolta verso di me, quindi così. Questo è il movimento da compiere per mettere la retromarcia. Ci sono anche retromarce francesi, retromarcia significa tornare indietro, andare indietreggiare, che si mette come se fosse una prima marcia. Il volante sta davanti, chiaramente non è difficile da utilizzare. Per mettere la freccia basta semplicemente utilizzare la mano sinistra, c'è l'indicatore. Per mettere la freccia a destra, farlo salire verso
l'alto, per mettere la freccia a sinistra, basta semplicemente farlo salire, o meglio farlo scendere verso il basso, non è difficile. Per toglierla, riportarlo o in alto oppure in basso, nel caso in cui abbiamo messo la marcia a destra. Bene, io penso di aver detto tutto in questo tutorial di oggi, spero che vi sia stato di aiuto. Ripeto brevemente: tre pedali, frizione, freno, acceleratore. Frizione serve per cambiare la marcia, va schiacciata la frizione per cambiare marcia. Appena si entra in macchina, dopo il controllo che tutto sia a posto, cintura di sicurezza allacciata, frizione tutta schiacciata, accensione, frizione tutta allacciata, frizione tutta schiacciata e ovviamente a marcia inserita rilasciare un po' di frizione e dare gas, quindi schiacciare conseguentemente o meglio contemporaneamente il pedale sull'estrema destra dell'acceleratore. La macchina inizierà a prendere un po' di quota, inizierà ad avanzare. Ed ecco che possiamo subito, dopo 20 metri circa, cambiare marcia, rischiacciando di nuovo la frizione. Possiamo togliere chiaramente o meglio il piede dalla frizione perché abbiamo già cambiato marcia e siamo a marcia inserita. Bene, vi ringrazio, iscrivetevi, commentate. Un saluto da Leandro, il vostro narratore italiano.